Buongiorno a tutti, eccoci a maggio, anche se il cielo fuori no, non sembra affatto maggio, ma vabbè, facciamo finta di niente, oggi è il 1º maggio e quindi vi parlo dei libri letti nel mese di aprile. Questo video, come al solito, è in collaborazione con Nicole e sto per fare una cosa strana. Io questo mese non ho letto, cioè non ho terminato la lettura di nessun libro. Sono stata davvero molto impegnata e avevo proprio la testa da un'altra parte. Non sono riuscita, anche se sto leggendo un libro che mi sta piacendo davvero tantissimo, perché è un libro di Robin Hobb e non sto a raccontarvi quanto io ami Robin Hobb, perché ormai ne avete piene le tasche. Quindi non sono riuscita proprio a concentrarmi nella lettura se non 2 o 3 pagine per volta, e quindi non ho terminato niente. Però, cosa ci faccio qui? Ci faccio perché è il giorno del mio compleanno, quindi il 28 aprile, per chi se lo fosse perso. Se volete farmi gli auguri, io sono una fanatica dei compleanni, quindi sarei molto felice di riceverli. Cioè, che patetica, fra. Cioè, hai compiuto 30 anni, sei diventata una vecchia, vabbè. Comunque, una coppia di amici, di cari amici, mi ha regalato questo per il mio compleanno. E quindi vi voglio parlare per una volta, non mi era mai capitato, anche se io leggo, anche se meno di un tempo leggo fumetti, vorrei parlarvi di questa raccolta di brevi racconti a fumetti. Si chiama Zero Calcare, la profezia dell'armadillo, e forse molti di voi conosceranno questo ragazzo perché ha un blog davvero molto divertente. Io in realtà lo conoscevo per sentito dire, poi questo amico me ne aveva parlato e sono stata davvero felice di ricevere questo albo per il mio compleanno. L'ho letto in una mezz'ora. Mezz'ora, 40 minuti, insomma, si legge molto velocemente e mi è piaciuto davvero, davvero moltissimo. So che magari questo video farà felice, non so se è il tuo genere, però magari Andrea Pennywise per una volta penserà che sto leggendo qualcosa di affine ai suoi gusti, visto che parla spesso di fumetti. Chi è Zero Calcare? Zero Calcare è un ragazzo di Roma, forse mio coetaneo, perché dice che a metà del 2012 ha 28 anni, quindi 29-30enne ora, e raccoglie in questo volume una serie di racconti, a volte brevissimi di una sola pagina, a volte di 3-4 pagine, che lui raccoglie appunto sotto il titolo di La profezia dell'armadillo. Sono storie leggibili anche singolarmente, ma che formano all'interno di questo volume una sorta di affresco, una sorta di storia che ha un finale davvero agrodolce. Non vi dirò niente della storia, però vi consiglio davvero di leggerla perché Zero Calcare è molto divertente. Allora, a me ha divertito moltissimo, anche perché, anche se siamo di zone geografiche diverse, perché lui è di Roma, ma questo vabbè, non ha nessuna importanza, anche se ci sono spesso riferimenti alla sua città e al modo di vivere la sua città. Però mi è piaciuto moltissimo il suo modo di raccontare la sua infanzia, la sua adolescenza, e in questi racconti ho rivisto molto di quello che ho vissuto io, d'altra parte erano gli stessi anni. Devo dire che ha un modo di raccontare molto divertente, ma anche in realtà profondo, quindi strappo un sorriso e spesso anche una lacrima. Quindi, prima di tutto, grazie ad Andrea e Sonia che mi hanno regalato questo volume, perché è stato davvero un regalo azzeccato e graditissimo. E poi consiglio a tutti gli appassionati di fumetti, ma anche non, di leggerlo. Quindi questo è tutto. Io spero il prossimo mese di avere qualcosa di un po' più sostanzioso di cui parlarvi. Sono curiosa, come al solito, di sapere cosa ha letto Nicole questo mese e alla prossima. Ciao ciao!